Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio del Let's Replay di Yo-Kai Watch 2 Psicospettri. Nello scorso episodio siamo approdati nella Valdoro del passato e abbiamo cominciato la ricerca dei pezzi che servono per la costruzione dello Yo-Kai Watch modello 0. Ne abbiamo già trovati due, la campanellina e la lente che serve per localizzare gli Yo-Kai. Quindi, ora andiamo dal signor Vitaliano. Ovviamente bisogna andare da Vitaliano nel passato e è strano che si chiami ancora allora di Vitaliano dopo 60 anni, a meno che il signor Vitaliano non sia un centenario. Vediamo un po'. No, è sempre lo stesso. Stessi abiti, stessa persona. Oh, salve e benvenuti all'ora di Vitaliano. Il signor Bellavista. Ma non dovremmo essere tornati indietro di 60 anni? Che problema c'è? Sembra che tu abbia visto un fantasma. Forse è un suo antenato, no? Beh, potrebbe anche darsi. Ah, mi scusi, signore, conosce qualcuno di nome Nathaniel? Nathaniel? No, mai sentito. Ah, capisco. Comunque, ragazzino, è interessante quell'orologio che indossi. Intende lo Yo-Kai Watch? Già, più lo guardo e più il mio cuore di orologiaio batte forte. È deciso! Farò un orologio anche più incredibile di quello lì. Ma quindi, con i pezzi che gli abbiamo dato, riesce a fare il modello zero? È inutile, di questo passo non concluderò un bel niente. Inutile, il mio fuoco non è abbastanza. Ho bisogno di qualcosa di più potente. In una situazione come questa c'è solo una cosa che può aiutarmi. E quale sarebbe, signor Vitaliano? Ehi, ragazzino, questo deve essere un segno del destino. Mi faresti un favore? Che genere di favore? Mi troveresti un peperoncino piccante? Qualcosa che mette il turbo al mio fuoco interiore? Che entusiasmo, sarebbe proprio troppo difficile da rifiutare. Certo, gliene troverò uno. Oh, grazie. Sai, ho una passione per il piccante. I peperoncini di qui non mi soddisfano. Ho già provato tutti i più piccanti in città. Nessuno ha funzionato. Sembra un po' troppo esigente per uno che sta chiedendo un favore. A quanto pare non troveremo niente di così piccante a Valdoro del passato. Cosa potremmo fare? Ci sono! Se qui non si può far niente, proveremo nella Valdoro della nostra era. Magari troviamo un super peperoncino che qui ancora non vendono. Oh, grande idea! Sai, i peperoncini sono spesso usati per preparare il curry. Si potrebbe dare un'occhiata ai ristoranti di curry a Valdoro Centro. Allora è deciso! Andremo a Valdoro Centro a cercare un super peperoncino piccante, un super curry piccante. Curry, 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 chiamatelo come volete. Però deve essere piccante. Allora, e andiamo da Trispecchio nella Valdoro del presente allora. O del futuro in questo caso. La freccia ci indica il ristorante di curry. Questo qui. Curry abbondante. Oh yeah. Allora, dammi un bel curry super piccante. Raccomando questo, ti conquisteranno un... Ah, un peperoncino proprio piccantox. Grazie. Va bene, portiamolo allora di Vitaliano. Ok, tu cosa mi vendi? Namaste, hai voglia di un po' di delizioso curry? Scusate per lo stereotipo, idiota. Oh, un... No, due te li compro, dai, curry di mare, pare buono, pare. A parte che io non è che mangio tanto pesce, lo mangio un paio di volte a settimana se va bene. Abbiamo recuperato il peperoncino più piccante del mondo e lo portiamo al signor Bellavista per vedere se effettivamente farà effetto. Si chiama Piccantox, attenzione, eh. Avete trovato un super peperoncino? Sì. Anche se suggerirei di provare Carolina Reaper, quello ti stende. Questo è... Mi basta guardarlo per capire che è super, ma diamo un assaggio. Parlando di piccante, l'altro giorno ho provato un ramen coreano... Non piccante. Di più. Non sono riuscito a mangiarlo. Per fortuna ero a casa, l'ho sciacquato e non ci ho messo la salsa. Ma riproverò con meno salsa perché era troppo piccante. Ed io mangio spesso e volentieri piccante. Mi piace piccante, ma quello era qualcosa di troppo piccante. Non ci potevo credere. Piccante! Vai così! Questa è la piccantezza che stavo cercando! Ah, sia la lingua che il mio cuore da orologiaio sono in fiamme! Molto bene, aspettate lì, mi rimetto subito al lavoro. Vai, guardalo com'è super veloce, gli ha messo il pepe al cool. È forte cool, no? Fatto! Di già, è stato velocissimo!
E beh, col peperoncino va più veloce, no? Si sa. Ehi, questo è ciò che può fare la passione di un cuore da orologiaio. E un po' di peperoncino. Soprattutto, guardate che lavoro magistrale, ci ho messo la mia energia. Lo chiamerò orologio di lusso. Ecco, prendilo per ricordo. Vediamo un po'. Di lusso non lo so, però è carino. Ma ne assicuro, ci ha lavorato con tanto impegno. Al 100% è il mio ringraziamento per aver acceso il mio cuore da orologiaio. Grazie. Grazie a te ho potuto fare un ottimo lavoro oggi. Grazie mille a lei, signore, allora. Riesco a percepire una grande passione in questo orologio. Ho sentito che gli oggetti fatti con il cuore hanno un immenso potere. Forse Nathaniel sta cercando un orologio per proprio come questo. Probabilmente voleva usarlo come base per creare lo Yo-Kai Watch. Abbiamo trovato una delle parti che stavamo cercando, Link. Oh, bene, ti ridarò anche questo peperoncino. Era così forte che voglio stare alla larga dai cibi piccanti per un po'. Ma no, questo il signor Bellavista in realtà mente, perché non so se avete visto Fringe, ma senza fare spoiler, ha a che fare con il peperoncino e con la vita molto lunga. Guardatevi la serie Fringe che è davvero interessante, molto carina. Però non volevo fare spoiler, non capite in questa maniera, perciò tranquilli. Whisper, cosa facciamo con questo? Aspettiamo un po' per ora, credo. Come fai a dire aspettiamo un po'? Con il peperoncino? Cioè vuoi aspettare che maturi? Già matura. Piantalo come le bacche in Pokémon, così crescono, fa tanti alberelli. Livello 14. Qualcosa mi dice che dovrei essere già al 15. Oh, ok. Inverti spada. Sì, mi piace inverti spada. Se non sbaglio, super è quando cascano entrambi. Perché se no casca solo Kamikappa ed è no. Ti fa no. Oppure super quando cascano entrambi. Che frana la montagna. Abbiamo finalmente tutte e tre le parti per completare lo Yo-Kai Watch. Già, ma non ci siamo imbattuti in nonno Nathaniel. Vero, senza di lui lo Yo-Kai Watch non si può completare. Ho sempre desiderato dirlo. Ritirata al nascondiglio segreto! Ma così semplice? Ok. Dunque, non vorrei dire una stupidaggine, ma se non sbaglio, Kanom per evolversi deve fondersi con un altro Kanom, giusto? Quindi allora direi di magari vedere nel prossimo episodio se riesco a prendere un altro Kanom e poi fonderlo effettivamente in video. Chissà dove era andato. Nonno! Smettere di chiamarmi così! E pensavo di averti detto di non tornare qui. Cosa hai in mano? Fammi vedere. Piccantox. Sembra proprio un peperoncino molto piccante. Forse posso usarlo. Per fare cosa? Ah! Ehi! No, il bastone no! Avete visto lo shorts che ho caricato con Whisper che ce le prende? È lo stesso bastone che ho usato per salvarci dallo spettrale, vero? Così puoi davvero colpirli con quello? È incredibile! Funziona solo con gli yokai spettrali e quelli incantati dagli yokai spettrali. È una delle invenzioni di Nathaniel. Cospargi il bastone di peperoncino. Ecco perché funziona così bene. Sì, ma quando si mangia? Se uso un peperoncino più forte, di certo posso battere più yokai spettrali. Nathaniel, che hai fatto dopo che siamo andati via? Mi sono allenato in mezzo alla foresta. C'è anche il motivo per cui non era nessuno dei luoghi del suo taccuino. Taccuino? Sì, Link è andato a raccogliere ciò di cui avevi bisogno. Non te l'avevo chiesto. Immagino che ora tu pensi che io sia in debito con te. Nathaniel, questo è il tuo futuro. Vedi, Link è tuo... Manganello! Manganello? Non se ne parla! Manganello è l'unico su cui Maximus faccia affidamento. È la sua spalla. È diventato aiutante di Maximus dopo che Maximus gli ha salvato la vita. Nathaniel, tu hai salvato la vita a Link. Il che significa? Sì, ho capito. Metti tutto quello che hai trovato lì. Ora finirò lo Yo-Kai Watch. Eccellente, Nathaniel. Vedi com'è utile fare un po' di amicizie? Grazie, nonno. Smettila di chiamarmi così. In effetti è un po' strano sentirsi chiamare nonno.
Allora, questo episodio, Yo-Kai Watch modello 0, sarà lungo, lungo, lungo. Quindi mi raccomando, mettetevi comodi, sarà un'oretta di video più o meno. Sto assistendo alla creazione del primo Yo-Kai Watch, potrei piangere. Ecco, fatto! Hai finito lo Yo-Kai Watch? Beh, è soltanto un prototipo. Lo chiameremo Modello Zero. O meglio, Model Zero. Lo Yo-Kai Watch Model Zero. Forte! Bene, manganello, provalo! Vabbè, basta usare... Basta passare direttamente al Modello Zero alla fine. Che è migliore. Wow, grazie nonno. Volevo dire Nathaniel. Nathaniel, non vuoi tenere tu il modello Zero? Certo che no. E comunque non ho amici Yo-Kai da chiamare. Miau miau miau, abbiamo capito, non ho amici, che bambino testardo. Questo è l'ultimo orologio che faccio. Io batto gli Yo-Kai spettrali a mani nude, è un selvaggio. Non ho tempo da perdere, devo allenarmi, me ne vado. Prendi fiato però, tra una parola e l'altra, Aspetta, Nathaniel, noi vogliamo solo aiutarti. Perché insisti nel combattere da solo? Oh, Vernian, aspetta! Oh, Vernian e Nathaniel se ne sono andati. Userò la mia abilità investigativa di balletto per cercare qui intorno. Ma che significa cercare qui intorno? Basta che usciamo, c'è la freccia. Ah, si scende, ok. Le risaie. Troppo alto, sì. Vediamo un po' che succede. Oh, Vernian, dov'è Nathaniel? Ti ho cercato dappertutto, oh, Vernian. Scusa, non ho avuto modo di parlare con Nathaniel. È sempre così quel ragazzino, miau. Sì, temo che non riesca ad accettare rapporti di amicizia in questo periodo. Anche se è pieno di Yo-Kai che vorrebbero essere suoi amici. Ecco, date un'occhiata a questi. Sono tappi di bottiglia? Che cosa c'è scritto sopra? Tappi di bottiglia? Somigliano alle medaglie Yo-Kai. Sono messaggi di Yo-Kai che Nathaniel ha salvato, pegni del suo coraggio. Wow, li ha salvati tutti mio nonno? Cosa? Falcappa? Quel Falcappa? Il famosissimo Yo-Kai Falcappa? Nathaniel deve essere formidabile se ha per un amico uno Yo-Kai così stimato. Amico? Beh, tutti gli Yo-Kai sui tappi di bottiglia, incluso Falcappa, erano cari amici di Nathaniel. Hanno combattuto insieme per il villaggio. Nathaniel è molto testardo, ma con loro aveva abbassato un po' la guardia. Allora quegli Yo-Kai potrebbero convincerla, mia? Che idea brillante, sembra che io abbia una buona influenza su di te, Jibanyan. Vedo che sul tappo c'è scritto dove Nathaniel e Falcappa si sono incontrati. Vicino al ponte, sul fiume che scorre a nord-est del villaggio. Non è lontano da qui, perché non proviamo a trovare Falcappa? Buona idea, Whisper. Ogni tanto ce li hai anche tu. Dovrebbe essere qui, giusto? Ma è una statua? Questa statua è Falcappa. È stato pietrificato a causa di una maledizione. Furono Pina e Gina i giorni in cui gli Yo-Kai spettrali attaccarono. Accidenti! Pietrificare gli Yo-Kai è spaventoso, miau! Falcappa non è stato l'unico a subire la maledizione. È successo a tutti gli Yo-Kai che volevano essere amici di Nathaniel. Ma è terribile! Bene, è giunto il momento di gloria per il più superlativo valletto Yo-Kai. Estratto di pietrisco! L'estratto di pietrisco può depietrificare uno Yo-Kai maledetto. Per fortuna ho avuto la lungimiranza di ordinarlo nel negozio Yo-Kai online. Ci siamo! Estratto di pietrisco! Oh, per una volta Whisper si rivela molto utile, dai. Wow, quindi ora Falcappa ritornerà normale, giusto? Eh sì, guardalo! Oh, forse no? Immaginavo che fosse troppo bello per essere vero. Speravo funzionasse. No, non è che non ha funzionato, è che la maledizione è troppo forte. Io, Nathaniel e alcuni altri abbiamo provato, ma nulla ha funzionato. Ricordo cosa Nathaniel tutto solo e frustrato disse agli Yo-Kai maledetti. Disse, Falcappa, bovindovino, serena. Gnomino, parsolino, mi dispiace. Ho forse sentito parsolino? Ma l'abbiamo incontrato nel nostro tempo! Cosa? Com'è possibile?
Forse dopo 60 anni la maledizione si è indebolita, quindi se andiamo nel futuro l'estratto di petrisco potrebbe funzionare. Dobbiamo tornare nel nostro tempo, Link. Sono pronto! E ora si va a purificare tutti quanti gli yokai pietrificati. Tappi di bottiglia, ottimo. Usa i messaggi scritti lì sopra. Io inizio i preparativi per il ritorno di Nathaniel. Ritorno alla base segreta. Vi prego, liberate quegli yokai. Ma certo che sì, amico mio. Quindi, perfetto, direi allora di andare nel presente e salvare gli yokai maledetti. Dunque, siamo a casa della nonna da Riland, il primo posto in cui mi sono precipitato. Quindi, se ora noi andiamo qui da Gnomino, è primo che possiamo salvare. Oh, riesco a malapena a contenere la gioia. Estratto di petrisco, vai! Spruzza qui, spruzza lì, guarda un po' che ti succede, tornerà normale? Oh sì, eccolo qui, Gnomino! Yeah! Troppo? No, no, giusto, è giusto, è giusto. Santo cielo, l'estratto di petrisco è davvero prodigioso. Mmm, non è già mattina? Scusa se ti abbiamo svegliato così all'improvviso, ma il problema è che... Innanzitutto ciao, anche fosse, Link. E questa è tutta la storia. Oh, quindi non stavo dormendo e tutto ciò è capitato mentre ero di pietra? Esatto, e Nathaniel è nei guai. Vuoi unirti a noi e aiutarci? No. Cosa? E cosa ne sarà del tuo caro amico Nathaniel? Beh, è solo che Nathaniel mi ha detto di non seguire mai lo Schiestranei. Lo Schiestranei? Che scortese. Sappi che sono un gentiluomo. Siete divertenti. Facciamo così. Trovate il mio tesoro e vi seguirò. Affare fatto. Hai qualche idea su dove posso essere? Che cosa è il respiro bianco anche quando fuori non fa freddo? Dovrete risolvere questo indovinello per scoprire dove ho nascosto il mio tesoro. È facile sapere cos'è. Però respiro bianco. Beh, dipende. Respiro bianco. Sì, dobbiamo cercare attorno a casa, Whisper, certo. Ora, respiro bianco. Dipende dal... da quello che ci metti, respiro bianco. Calmino. Eccolo qui. Dipende dalla legna. Ma certo, è il camino. Il respiro di un camino è il fumo bianco, no? Significa che il tesoro di Gnomino deve essere vicino al camino. Guarda qui. Vediamo. Oh, c'è qualcosa qui fra il muro e il camino. Gioco di Maximus. Avrà 50 anni. 60 quella carta, non 50. Però tra il muro e il camino oramai sarà devastata come carta. A meno che non è laminata, poteva conservarsi, sarà laminata. Ma non credo a quel tempo. È questo, il mio tesoro! Caspita, non lo vedo da secoli! Il gioco di Maximus ufficiale! L'ho preso, così Nathaniel potevamo giocarci. Grazie mille per avermelo riportato. Ecco, questo è per te. Quindi Nathaniel faceva amicizia Gnomino senza le medaglie, mentre nel presente sì, nel passato bastava solo il nome. Bene, è una cosa un pochino più bella, dai, più poetica che bastasse il nome. Non vedo l'ora di giocare di nuovo con Nathaniel, chiamami quando lo vedi. Va bene, oh, trova Gnomino è fatta. Beh già, Whisper, è davvero incredibile. I livelli sono belli. Scegliamo questo. La velocità non mi interessa, ma la difesa sì. Quella mi interessa è come. Bene. Ce l'ha fatta. Meno male che non ho fame e non ha interferito, Ti tengo d'occhio, non ho fame. Ora andiamo invece ad aiutare Fal K, che si trova nello stesso punto nel quale l'abbiamo incontrato nel passato. Tra l'altro, nel video di Spiritossi, io vi ho parlato del paradosso temporale. Non lo rifarò anche qui, però rimane comunque il fatto che non funziona proprio così il viaggio nel tempo. Comunque... Lascia questa parte a me. Estratto di petrisco, vai! Gotta catch 'em all.
mi ricordava quella frase. Non c'entra, non c'entra. Però allora purificali tutti. Purifying them all. Posto? Pare di sì. Ciao. Questo estratto di petrisco è stato proprio un bel acquisto. È fantastico. E voi chi siete? Non avete una faccia familiare? Ah, beh, perché è la prima volta che ci incontriamo, signor Falcappa, signore. Mi chiamo Whisper e mi lasci dire che è un immenso piacere conoscerla. Whisper, perché ti comporti sempre così quando c'è uno yokai classico, miau? Falcappa, signore, la verità è che... E questa è la storia. Si unirà a noi? Capisco che avere il mio aiuto vi sarebbe molto utile. Vuol dire che verrà ad aiutare Nathaniel. Vorrei, ma uno come me, in gamba come pochi, non vado con chiunque. Devi darmi una prova della tua forza. Combattiamo, se vinci ti aiuto. Il signor Falcappa è un potente avversario, attento Link. Niente paura, voglio solo uno scontro più duro e leale. Forza, fatti sotto. È un po'... lui è un po' così, parla un po' stanco, un po' svogliato, non c'ha voglia di fare nulla. Beh, è forte. Oggetti, prende nulla. No, lui non mangia. Wow, Punishido! Ma ehi! Ma l'ha devastato... No, non funziona così. L'ha devastato, poverino. Ehi! Siamo calmini, Qui ci vuole anche il Giba, non ci vuole. Bisogna fargli male, bisogna, ragazzi. Questo pistola... Ah, ok, è andato, meno male. Forte, Anche, però, se Canon gli ha menato, Gli ha fatto un bel dannino. Punti esperienza 41, ma quindi non è inutile. È uno yokai debole, allora. Niente male. Ammetto la sconfitta. Come promesso, ti aiuterò. Grazie, Falcappa. E come prova della nostra nuova amicizia, voglio che tu prenda questa. Falcappa! Ok. E Falcappa è andato. È un sigillo. Già. Bene. A questo punto dobbiamo andare in cima a Rocca Faccione. Sei impressionato, Whisper, che sono amico con il vero Falcappa? Tu non hai capito niente, Whisper. Sono amico di tutti gli yokai del mondo. Se solo volessi, certo. Danno a Polpani, ma più danno a Spiritosso più. Vediamo un po'. Ah sì, questo che non viene colpito da Energimax. È tremendo quello yokai, E lo incontreremo presto. Ora bisogna tornare qui a Monte Mediano, però non in cima a Rocca Faccione. Anche se c'è un'altra missione qui. Marsolino! Oh, siete qui per giocare con me? Un attimo, scendo subito. In realtà volevamo parlarti. Speravamo che tu potessi convincere Nathaniel. Nathaniel? Caspita, non sento quel nome da molto tempo. Come sta? Beh, la verità è che... è un po' tranzollo. Se la prende con comoda. E questa è la storia? Che cosa ne dici? Verrai con noi? Beh, caspita, nel senso, io voglio aiutarvi, ma... Mio, che succede? La maledizione è abbastanza debole da lasciarmi muovere se piove, ma... Senza pioggia, scusate. No, non ce la fa. Marsolino! Quindi è ancora sotto l'effetto della maledizione? Ma è terribile! Scommetto che ancora qui intorno troviamo Marsolino e aiutiamolo. Bene. So dov'è, a dire il vero. Marsolino è oltre questo ponticello di legno, fatto con un albero. E si trova qui. Tra l'altro in un episodio l'abbiamo già visto. Se non sbaglio proprio... scusami. Ecco. Proprio quello in cui siamo arrivati a Rilandia, se non erro. O quello dopo, comunque. Oh, lascia questa parte a me. Ho proprio qui l'estratto di pietrisco.
E un altro yokai è tornato tra noi. Oddio, potevo fare un altro yokai prima di Parsolino, ma va bene anche così. Fantastico, per fortuna abbiamo fatto scorta di questo estratto di petrisco. Eh già, meno male. Mi hai salvato, finalmente potrò stiracchiare la gamba al sole. Come segno della mia gratitudine ti dono la mia medaglia, tieni! Parsolino! Ok. Se non sbaglio il doppiatore è lo stesso di Beast Boy di Titan. Quello però Teen Titans Go. La versione peggiore dei Teen Titan. Oh no, forse non è lui, però. Vabbè, comunque. Ora posso davvero aiutarti con Nathaniel. Chiamami quando vuoi. Ce l'hai fatta, bel lavoro, Link. Ora, un altro so già dov'è. Mancherà l'altro ancora, Serena. Serena è l'unica che bisognerà fare un po' di strada in più per trovarla. Ma tranquilli che la facciamo in questo episodio, con boss fight annessa. Oh, energia, i segreti dell'anima, boia, certo! E stiamo scherzando, ehi! Bravo! Per una volta non ci fa pugni. Ok, e questa è fatta. Ora bisogna tornare al villaggio. Per il prossimo yokai da liberare bisogna andare al santuario. O tempio, se preferite. Si trova infatti proprio nel giardino. Vediamo un po'. Eccolo. Aspetta, prima riferiamo Trasperk. Ehi, hai detto che state cercando statue rare? Come quella di un toro, forse? La statua di un toro? Già, proprio una bella statua, quella nel tempio fin da quando ero piccolo. Oh, quella statua potrebbe essere Bovindovino. Temo che tu sia in ritardo, però. Quella statua non è più qui. E che vuol dire? Beh, giovanotte, è brutto da dire, ma qualcuno di buono. Ma qualche buona nuda l'ha rubata. Ma è terribile! Qualche idea su dove potrebbe essere ora? In effetti sono stato contattato di recente da qualcuno che l'ha vista. A quanto pare è in quel nuovo grattacielo, la Torre Magnifex. La Torre Magnifex. Già, non ho idea di come il ladro sia riuscito a portarla là, comunque. Quella statua è pesantissima, troppo per essere spostata a mani nude. È vicino alla stazione Primavera, forse hanno preso il treno. Dovremmo andare subito alla Torre Magnifex, Link. Sì. Grazie per il suo aiuto. Allora, prendiamo qui. E andiamo alla stazione di Valdor, dato che appunto sta lì tanto. E poi alla Torre Magnifex, in cima, tra l'altro. Io me la faccio a piedi, insomma, anche per far vedere che è raggiungibile anche a piedi, se a qualcuno di voi piace scarpinare per combattere contro gli altri yokai. E sta praticamente qui. Sì, andarci a piedi sotto un ponticello dove passano solo macchine è brutto però, Mi raccomando, nella vita vera fate attenzione. Ah, bella. Davvero carina Torre Magnifex. Saliamo le scale. Oh, imponente proprio. Sarà sicuramente ispirata alla Tokyo Tower. O forse rappresenta proprio quella in questo gioco. Dato che sì, siamo a Valdoro, ma in realtà sarebbe Tokyo. O comunque sia la periferia. Oh, che succede? Che fai ragazzino? Stai provando a salire sulla terrazza panoramica? Gli ascensori sono chiusi per un controllo. E quando finirà? Questa è una bella domanda. Beh, il fatto è che non so quale controllare per primo fra questi tre. Quella a sinistra? Quella a destra? Forse dovrei cominciare dal centro. Non riesco davvero a decidermi. È meglio se ritorno più tardi. E cioè? Questa è una bella domanda. Deciderò anche questo più tardi. Controlliamo con lo UK Watch. Si comporta in modo davvero strano. Sì. C'è Indecidrago qui. Vediamo un po'. Indecidrago. Salve. Oh, mi hai trovato. Oh, che scocciatura. Whisper, chi è questo nuovo yokai? Come? Oh, sì, certo, sicuro. So di chi si tratta. Si chiama...
Ah certo, questo yokai è indeciso drago. È un drago yokai sempre paralizzato dall'indecisione e rimanda sempre tutto. Provoca un sacco di guai alla gente, soprattutto l'estate. Spesso è lui che fa rimandare i bambini i compiti fino all'ultimo. Indeciso drago, questo significa che hai problema con il tecnico è colpa tua? Forse no. Ti farò sapere più tardi al riguardo, Penso che tu l'abbia appena fatto. Va bene, indeciso drago, ora basta creare problemi a quell'umano, ci serve. Facciamo così, ci penso su. Più tardi vi faccio sapere cosa decido, ok? Ah, se non la smetti ti faremo smettere noi. Già. Veramente? Non possiamo combattere dopo. No, combattiamo adesso, lagnoso. Ah, le decisioni vanno prese subito, no tardi. Se si è indecisi non si concluderà mai nulla. Beh, rimanda l'attacco, questo è scemo proprio. Accetta cibo? Non accetta cibo, è proprio un nemico. Vabbè, giriamo. Perché Canom ci prende sempre le botte. Devo farlo evolvere in Bicanom, assolutamente. Ma anche Trispecchio ce le prende. Devo salire di livello allora, è l'unica soluzione. Oltre ad assegnare oggetti, certo. Allora indeciso drago? Scomparso. Vabbè, allora il tecnico è pronto per farlo ripartire? Scusami. Quanto ci vorrà il controllo? Ah, appena finito. Ok. Va bene. Andiamo. Ma quindi dovevo parlare con lui per farlo ripartire? Anche guardo la vista. No, non si preoccupi. Guardo solo la vista. No, non si preoccupi. Ho detto, volevo solo guardare la vista da lì, che è più bella. Di qua non c'è nulla, c'erano solo grattacieli. Palazzi, inutili. Là c'era il mare. O sole. Bene, andiamo di qua. E qui c'è un quiz cartello. No, qui non c'è un quiz cartello. C'era un'altra cosa. Gli yokai che compaiono. L'età negli yokai, tipo. Oh, che emozioni. Lasciami prendere l'estratto di pietresco. Spruzza qui, spruzza là. Guarda un po' che ti fo. Eccolo qui. Te bellino, va. Ciao. Ammira la poderosa maestosa forza dell'estratto di pietrisco. Finalmente mi stavo aspettando. Come aspettando? Che vuoi dire? Beh, io posso vedere il futuro, perciò sapevo che mi avresti liberato. Così come sapevo che sareste venuti fin qui per aiutare Nathaniel. Già, quindi visto che sai che sta succedendo, ci aiuterebbe, mi indovino? Naturalmente. Bene, ora che abbiamo anche Bovindovino, manca un solo yokai, cioè Serena. Serena è uno yokai un po' complicato, a dire il vero, da prendere. È un peccato non aver risolto il mistero di come tu sia arrivato qui, però. Che stai dicendo? Sono venuto qui in pellegrinaggio, è ovvio. Eh? Ho sentito parlare di questa torre da uno yokai viandante di nome Koma-san. Ha detto che era bellissima. Dovevo vederla da me. Gnao, ma come sei arrivato qui? Eri una statua fino a un attimo fa. Ah, ma la maledizione si è indebolita nel tempo e potevo muovermi un po'. Ho consumato talmente tanta energia in viaggio che sono rimasto bloccato. Ma questo è un bel posto per rilassarsi, sapevo che mi avresti raggiunto. Sì, come no. Per favore chiamami se ti serve aiuto. Ovviamente so già che lo farai. Certo, è stata dura trovarti, ma è bello che tu sia salvo, Bovindovino. A questo punto, per Serena, vediamo un po' dov'è, perché non è proprio facile capire dove andarla a cercare. Per fortuna possiamo segnare il punto che ci serve. Perfetto, un po' di punti esperienza, vediamo la scena bonus, però con le sfera grande. Wow, bonus. Ah, quella di prima? Vabbè. Allora, andiamo nell'inventario, nelle missioni, non nell'inventario, e trovo Serena. Per trovare Serena serve andare alla scuola di Arrilandia. Ok. Ma questi che fanno? Solo l'ascensore? È la mamma di prima. Fa solo l'ascensore, lei? Vive lì dentro, vive. Bene. Andiamo quindi alla scuola di Arrilandia. Eccoci qui. Secondo quello che c'è scritto sui tappi di bottiglia di Overnian, se vogliamo trovare Serena dobbiamo cercare nella scuola.
Ma perché Serena dovrebbe essere qui? Le sirene non vivono nell'oceano? Forse non è lei essere qui, ma un indizio su dove si trova. Guardiamoci un po' attorno e vediamo se troviamo qualcosa. Nella scuola cerchiamo, ovviamente. Certo. Eh? La mia intuizione di balletto mi dice che c'è qualcosa di sospetto qui vicino. Davvero? Ma l'unica cosa vicina a noi è in questo bagno. Vero, ma è di sicuro in parte a fidarti delle mie intuizioni. Indaghiamo. Permesso? Pare che sia qui. Oh, proprio qui. Oh, ma sembrano yokai. Uno yokai che conosciamo molto bene, a dire il vero. Vediamo un po'. Mi scusi, ma questo è il bagno delle signorine? Mi dispiace, non volevo essere scortese. Eh? E tu cosa vuoi? Non ci credo, perché uno yokai dovrebbe nascondersi in bagno? Perdoni il mio compare, signorina. Sa forse se Serena si trova qui vicino? Certo che lo so, è mia amica, ma non posso dirvi dov'è. A meno che non accettiate di fare un piccolo gioco con me. Vi aspetto in cortile. Da come ha detto un piccolo gioco mi sembrava sadica. Ho paura ora. Oioi. Ah, eccoti. Se riesci a batterci a nascondino ti dirò dove è Serena. Devi trovarci tutti e cinque entro un minuto per vincere, chiaro? E non andare dentro la scuola oltre il cancello, è contro le regole. Bene, allora cominciamo a giocare a nascondino. Se proprio devo. Ok, cominciamo. Allora. Ok. Ma dai, ti avevo preso. Eccolo qua. Sì, sì, sono veloce, lo so, grazie. Non c'è bisogno che tu lo dica. Oh, Chiusella. Non se ne era manco accorta, poverina. L'ho spaventata. Ok, questo è andato e... Oioi, devo ricaricare energie. Curaling presa. Bene, siamo a 3. Innoko, 4. E Harry Berry, l'orsacchione. Ah, eccolo qua. Premuto A a caso. Stavo spammando A, preso. Beh, tra gli alberi è l'unico posto dove ne avevo controllato. Tanto tempo fa alcuni tizi cattivi hanno pietrificato Serena. Mi dispiaceva moltissimo per lei, quindi ho chiesto aiuto a Traspec. E l'abbiamo portata in una caverna sulla costa est di San Fantastico. Dopotutto, era la sua città natale, e lei amava essere vicina al mare. Eureka! Questo è proprio l'indizio che volevamo! Ora sappiamo dove è Serena! Andiamo a San Fantastico! Grazie, Chiusella! Di niente. Ok, ciao allora! Andiamo a San Fantastico! Che bellezze, che bellezze! Ok, bisogna andare quindi a Largo Fortuna e poi prendere i treni per andare a San Fantastico. Ci vorrà un po'. Una volta arrivati alla stazione Largo Fortuna, bisognerà arrivare a San Fantastico, quindi aspettiamo. Il treno locale linea centrale per San Fantastico, prendiamolo e... aspettiamo tutte quante le fermate. È vero che sì, le altre fermate servono per prendere alcuni yokai, però... se uno vuole prendere gli altri yokai, bastava che facevate un'altra linea, no? Eccoci, finalmente arrivati a San Fantastico! Sì, ce l'abbiamo fatta! Ci è voluto un po', ma alla fine siamo arrivati alla bellissima meta turistica San Fantastico. Non è proprio una meta turistica, è più una città che vive di pesca, però... Ehi! Fa la sua porca figura. Sembra che Serena si trovi dentro una grotta. Ma andiamo a vedere. Oppa, prendiamo l'oggetto prima. Medicina amara, ottimo. Ah, una porta con scritto rango C. Ti mai metterebbe un varcologio in un posto come questo? Che coraggio! Con il tuo rango boccia attuale non puoi aprire questa porta. Dovrai potenziare il tuo orologio finché non sarà almeno di rango C. Andiamo da allora di italiano. E vabbè. Però non ci faccia fare commissioni assurde come l'altra volta. Ah beh, ti amo anche Traspec, tanto che ci siamo. E parliamo con il signor Vitaliano. E allora,
Sapevo che vi avrei rivisti presto. Vuoi fare amicizia con gli yokai più potenti, non è così? Veramente no, mi servirebbe solo per andare da un barcologio, È solo che... Cosa vuoi? Cosa c'è? Ha finito l'infuso di erbe? Non sono così anziano e sono in perfetta salute. Mi dispiace. Il punto è che devo metterti alla prova prima di aggiornare il tuo orologio. Potrei semplicemente darti uno yokai watch potentissimo, ma poi gli yokai più forti vorrebbero ad attaccarti, quindi dovete prepararvi. Dunque, ci sono 3 yokai nella vecchia villa, dovete sconfiggerli tutti. Adelmo, Rubaris e Guerriso. Oh, Guerriso mi piace! Ok, questi saranno in forma formidabile, quindi... Sono all'altezza della sfida? Bene. Ragazzi, Guerriso mi piacerebbe tantissimo averlo come amico, perché poi diventerebbe Risfiamma. E Risfiamma è uno yokai davvero fighissimo, visivamente parlando. Quindi, oh... Quasi quasi, se... Riesco a prenderlo magari anche in post, anche per conto mio mentre non registro, mi faccio vedere poi che l'ho preso, insomma. Sarebbe carino. Qui c'era il rangologio Marco D, l'abbiamo superato. E entriamo. Dunque, 3 yokai, Adelmo, Rubaris e... Eccolo qua, Adelmo, il primo yokai da sconfiggere. Fatti sotto, vecchiaccio. Ah no, ma sono segnati con... Ma dai... Ma io che mi credevo che già erano pronti qui per essere già fatto. Vabbè, affrontiamoli qui con la bandierina. Ci ho provato, dai. Ok, prossimi dovrebbero trovarsi. Ok. Uno qua sopra? Bene, andiamo. Ah, uno era fuori. Va bene. Ah, questo invece devo prendere un'altra stanza per Rubaris. Ok, va bene. Allora, intanto Rubaris sta qui. Sì, voglio combattere con te, certo. Una volta scese le scale, l'ultimo si trova qui. Andiamo a fargli visita, va. Ciao. Bene, affrontiamolo. Osi incrociare le lame con me? Affascinante. Vieni allora. Cioso. A Vitalia, abbiamo fatto, Bene, ti aspetto. Con questo nuovo orologio potrei vedere gli yokai del rango successivo, anche se prima pure, non è che... È solo una formalità a questo punto, avere il rango più alto. Bene, a questo punto possiamo tornare a San Fantastico e completare l'incarico di trovare tutti quanti gli yokai pietrificati. E ci aspetta anche la boss fight. Con Traspec sarà facile tornare a San Fantastico. A questo punto la strada per la grotta è accessibile, basta solo rimuovere il sigillo e possiamo esplorarla e trovare Serena e quindi liberarla dalla sua maledizione e finalmente completare la quest di riunire tutti quanti gli amici di Nathaniel. Oh, eccoci qui. A questo punto bisogna girovagare un po' e trovare però dei quiz cartelli, mi sa, vero? Sì, a quanto pare. Ci sono dei quiz cartelli anche qui da completare e ai quali portare yokai. In forma grazie alle alghe, parte di un trio Banz e il suo rivale, quindi si chiama Danz. Tra l'altro Danz ce l'ho perché l'ho combattuto per puro caso su un treno e mi pare che mi è venuto amico. Dovrei avercelo, se non sbaglio, se no tanto sta qui vicino. Ok, se quello si è disinteressato totalmente. Chiama Danz, sì, chiamiamolo. Ora non ricordo di preciso come me lo sono fatto amico, ma tanto ce l'ho, quindi bene così. Eccolo qui. Muovete i fianchi, ballate la danza dell'alga. Lui ci fa interagire con l'acqua, ci prosciuga praticamente il percorso e ci fa proseguire. Problema è che qui non possiamo proseguire. Infatti ci serve l'acqua. Anche perché se torniamo indietro non è che possiamo fare molto, se non sbaglio, a parte andare qui, che è la strada da seguire.
Pensavate, eh? Andrew Link ha giocato a Spiritosi 10 volte. Sì, ragazzi. Però il fatto è che mi fermavo a un punto ben preciso e non ricominciavo più. Tipo, non neanche arrivavo in questo punto, mi fermavo prima perché volevo arrivare in un punto ben preciso e fare solo una cosa. Ora, dobbiamo andare qui, vero? Mi sembra. Infatti c'è anche Banza proprio per farci capire che... Ehi, guarda che ti servono entrambi. Madonna, quello, quanto insegue ho. E che fastidioso, e basta! E vabbè, quanti? Tutte e due? Madonna, mica te lasci in pace, Malagol. Maledizione. Che palle, Ti prende di punta e ti balla. È un riccio, quindi rimane attaccato. Ah, però. Ah, perché voleva diventare nostro amico. Va bene, bastava dire guarda, voglio essere tuo amico. Certo, però Malagol, dimmi, guarda, voglio essere tuo amico. Sto qui fermo, buono ad aspettare che vieni. Allora, bravo, bravo, bravissimo. Allora, a questo punto, qua, dov'è? Ma sta qua sopra il quiz cartello? No, Banza, pure tu no, Allora. Qui. Pling. Perfetto, allora. Sana, ottima alga, parte di un trio, Danza è il suo rivale. E questa è Banza, la risposta. Vediamo un po'. Quindi qui si chiama Banz. Anche Banz me lo sono fatto amico alla stessa maniera di Danz. Facilissimo. Medaglia yokai attiva. È in arrivo, generoso. Dai. Schioccami. Ok, perfetto. Ora si va qui. Tu mi servi, cara, a te non ti ho. Tu mi servi per il prossimo quiz cartello. Knowledge. Come? Mi sono sbagliato a vedere allora. Pensavo di aver ingaggiato la lotta con Tanza, ma non era. Eccola qui. Dopo qualche lotta, finalmente anche lei decide di diventare nostra amica. Bene. Dopo questa bellissima rima, si trova poi neanche troppo facilmente in questa grotta. C'è un solo punto nel quale la si può trovare ed è vicino al suo quiz cartello, proprio dove sto io, in questa zona qui. Appare ogni tanto, se la sconfiggete e non vi diventa amica, basta che girate un pochettino e alla fine riappare. Quindi andiamo ora, senza perdere altro tempo, ad evocarla al suo punto di richiamo. Vai, medaglia yokai attiva. Arriva generoso. E siamo tutti contenti. A questo punto lei farà prosciugare l'acqua nel punto in cui più ci serve e potremmo proseguire. Dunque andiamo per qui sopra, poi ci buttiamo da qui. Si va per di qua se non erro. E si scende. Senza farci inseguire dalla tartaruga. Da Tartarcordo. Eccola qui. La Serena. Finalmente l'abbiamo trovata. E ora è tempo di usare l'estratto di... Ehi, chi va là? Chi osa disturbare la mia scultoria, Sirena? Gnau! Sembra che qualcosa di grosso stia per arrivare. Se osate toccare la mia bella Serena, allora dovrete temere Ankorat. Perché lei è la mia sposa e non permetterò a nessun altro di averla. Guarda, hai capito male. Prima cosa è mezzo pesce e nella parte sbagliata. Seconda cosa, ci serve solo per un amico, non per scopi ricreativi. La tua sposa? Non voglio vantarmi, ma è stato amore a prima vista molte lune fa. L'ho intravista nelle onde. Ho perso molte navi cercando di ritrovarla. A caso? Mi vergognavo dei miei fallimenti e sono andato alla deriva nel mare dei rimorsi. Aspetta, e questo sarebbe qualcosa di cui ti vanti? Silenzio! Navigare in un oceano di rimorsi è un segno di virilità! Lascia che ve lo dimostri. Mi farò pentire di aver messo piede qui. Mi stanno venendo i polipetti a forza di fare ste voci strane. Quando non farò più le voci capirete perché.
Allora, a parte le battutacce, qua diamo subito una polpettona al nostro Pulishido. Allora, lui ha un solo punto, se non sbaglio, quando è così. Sì, quando è così ha solo un punto. Uiii! Pianino, stai cal... No, ti diamo un cracker... sushi. Aji Banyan, vai. Mettiamoli così. Energimax, assolutamente, perché sennò questo ci fa il culettino. Kanom, non mi crepare, Kanom, Ti voglio bene. Dai. Ma recupera leggermente... No, le statistiche. Non i PS. Ok. Ce l'ha con Kanom? Ma insomma... te lo scordi che mi faccio colpi Kanom, Tato. E poi, seconda cosa... Così che appunto, insomma... Ci dà una mano anche lui. Sorriserpe. Ah. Tra l'altro possiamo anche pungerlo. Non possiamo pungerlo? No, non possiamo. Ad ogni modo, vediamo un po'. Oh, ok, ok. Ah. Non si può pungere neanche così. Vai, dobbiamo attaccare prima noi per fermare il suo Energimax. Se no ci fa... Male. Traversata. Tutto G-Banyan se lo pre... Wow! Tutto G-Banyan. Diamogli... la medicina ci vuole per G-Banyan. Perfetto. Noko, dagli una mano, ti prego, Noko, dagli una mano. Niente mano, Noko? Ok. Oh, però si può. Vai, G-Banyan! Furia zampettante! Aia, sì, però, allora, senti, vabbè, dato che è andato KO, però si è liberato dall'incanto, quindi l'unico lato positivo è questo. Ok, perfetto, è carico di nuovo. Andiamo con un'altra furia zampettante. Dai, G-Banyan! Furia zampettante, leviamo quel timonaccio. Salvato dalla furia. Ok. Ma è un'altra volta G-Banyan da KO? Mo ci rimani, mi dispiace, ma ci rimani. Che cavolo. Scusami. In ritardo, però c'è andato. Vai, specchio riflesso, se ti muovi sei un cesso. Ci giocavamo sempre da bambini. Boia, zio. Boia, Trispecchio. Stai incazzato? Sei arrabbiato, Trispecchio. Due livelli è salito. Wow. Pulishido. Certo che ti faccio evolvere. Pulishogun. Ok, un pochino più cosa, però. Vediamo i soprannomi suoi. Ciglio. Smacchio. Asciugon, per forza, è Lucio, perché Lucio, vabbè. Andrà sì. Ok. Eccolo qua. E questo servirà per il quiz cartello per le terme. Se volete affrontare un certo yokai. Ok. Se n'è andato Ancorat. Ah, ora possiamo finalmente rompere la mia maledizione di Serena. Speriamo. Vai, Whisper, tocca a te. Estratto di Pietrisco. Oh, e la boss fight è stata completata. È stata più tosta delle altre, eh? Non che ne abbiamo fatte molte. Questa è la seconda. Yuhu, ha funzionato come se fosse un incantesimo. Perché lo era. Seppur una maledizione, era un incantesimo. E voi chi siete? Beh, è una storia lunga. E gliela raccontiamo, giustamente. E così, eccoci qua.
È proprio da Nathaniel essere così testardo e così problematico. Bene allora, visto che è per Nathaniel, sarò lieto ad aiutarvi. Sì, ho cambiato un po' la pronuncia Nathaniel, non fateci caso, a volte mi viene in un modo, a volte in un altro. Però lei era così contenta di dire il suo nome che mi sono dovuto fermare. Vediamo un po', ti chiami Sirenia, ovviamente Melodica, Mermaid Melody, Ondina e Super, se non funzionasse il suo touchscreen, Armonia. Va bene, ma Maria tipo, nomi così, no? Ci fanno schifo con questi yokai sfuggenti, vero? E lei ha un altro sigillo, perfetto. Overnian è un altro dei sigilli, credo. Ma ce l'abbiamo? Non ce l'abbiamo la medaglia di Overnian. Chiamatevi se vi serve una mano, noterò da voi in un baleno, promesso. La rima? Grazie signorina Serena, è un sollievo saperla sana e salva. Già! È interessante come uno yokai, o meglio, come una sirena sia anche uno yokai. Diciamo che le sirene sono nel folklore dell'umanità intera da migliaia di anni, da quando si sa dell'esistenza di pesci, da quando uno si è inventato che i pesci hanno la testa di umani. Spirito e spirito è veloce, preferisco elevare la velocità alla difesa sempre. Ah, se sei contenta, sono contento anch'io. Talismani non li uso mai, ragazzi. Questi da rivendere. Oh, le missioni chiave sono completate. Quindi, che sforzo valoroso! Siamo riusciti a salvare tutti gli yokai maledetti. Ora dobbiamo solo tornare nel passato e dirigerci verso la base segreta. Sì, ma questo non accadrà quest'oggi. Vero? Ah, è inutile. Sembra che il mio allenamento mi stia solo indebolendo. Non riesco a proteggere nessuno, come non sono riuscito a salvare nessuno. Saremo amici per sempre, vero? Certo! Sono indifeso e debole come il giorno in cui quei bulli attaccarono il mio amico. Lasciate stare le mie cose, non fatemi male! Nathaniel, aiutami! Volevo aiutarlo, ma avevo paura dei bulli. Non mi si muovevano le gambe. Che razza di amico sei, Nathaniel? L'ho deluso, chiaro e semplice. Sono un amico terribile. E poi ho scoperto Maximus e mi sono deciso. Maximus e il suo coraggio per opporsi al male e proteggere gli amici. Ho deciso di diventare forte come Maximus. Anzi, di essere Maximus. Non posso avere amici finché non sarò abbastanza forte per proteggerli. L'invincibile eroe, difensore di tutti. Ritorniamo all'allenamento. Così si fa. Bene ragazzi, nel prossimo episodio andremo alla base segreta di Nathaniel e lo faremo riconciliare con i suoi amici. E qualcosa mi dice che non sarà l'unica sorpresa ad attenderci. Però per il momento è tutto. L'episodio uscirà domani, è chiaro, ma intanto vi ringrazio per aver seguito questo episodio. In descrizione il link per i social che vedete a schermo e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye!